Bella a tutti ragazzi, qui è Zebro21 con un nuovo video. Oggi affronterò una saga, anzi il secondo capitolo di un gioco. Una saga, vabbè, avete capito. E che ha scombussolato le menti, quella quiete di milioni di giocatori. Sto parlando di Dark Souls 2, una cosa che si può capire dal titolo. Io sono Zebro21 e sono qui in compagnia di Maniacribe97. Che io essendo povero, ecco, e non avendo sistemi e non volendo spendere soldi per comprare sistemi per fare video, per riprendere, per incanalare ciò che il tuo trasmette in un cavo e incanalare e salvare il file, quello che diceva Xbox, in un video, perché ho visto che un cavo costa 150 euro e non mi pare il caso, e quindi farò una semplice telecamera esterna. Comunque, se era il cosplay con Xbox One potevo fare il video su PC, ma non posso. Comunque, facciamo una nuova partita. Io mi concentrerò più che altro sul gameplay, sull'action di questo gioco, non sugli armi. E non mi interessano sinceramente, so cosa fare, so dove andare, ovviamente farò qualche battuta, se no non sarebbe divertente. Però, insomma, ho qualche esperienza. Ogni tanto farò dei brevi riassunti, come questo, il primo, che elencherò per video. Primo riassunto. Chi siamo noi? Siamo, diciamo, dei pellegrini che sono venuti in questa misteriosa isola dove nessuno sapeva il nome e nessuno se la cagava sta isola. E praticamente, vabbè, scopriamo che noi siamo marchiati da un destino, da una maledizione, e molti dicono che la maledizione è vivere. Bene, noi abbiamo una delle più grandi maledizioni, cioè una volta morti, resuscitare, e quindi vivere per sempre. Quindi dobbiamo spezzare questa maledizione e per farlo dobbiamo trovare il re, che boh, non so dove sia, io non ho mai finito questo gioco e non neanche mi interessava finirlo. Alla fine mi sono rotto i coglioni perché ho detto che questo gioco è difficile. Il gioco è difficile, molto. E bisogna avere solo. Però l'importante è la tempistica. Il gioco ovviamente cercherà di essere molto stronzo con voi e vi farà passare le pene dell'inferno. Chiamiamolo Carrot. Come? Croat. Crotar. Facciamo Crotar. Quindi facciamo femmina. Mi raccomando, facciamo femmina. Crotar. Allora, lo facciamo maschio. Vabbè, sì, mi conosco il mio nome. Non sono simile. Classe. Allora, io sono un tipo che combatte più con spada e scudo. Gli incantesimi non li ho mai utilizzati, neanche so come si utilizzano. Facciamo il. Non facciamo il discriminato perché l'ho fatto e all'inizio è un po' palloso. Quindi prendiamo un personaggio già sviluppato. E prendiamo prendiamo il discriminato, almeno abbiamo tutto da zero. Il dono volevo mettere solo anello vitale, che non si può acquistare. E poi, vabbè, corpo, sesso, ovviamente non facciamo donna perché abbiamo creato Crotar. E, ok, corpatura. Beh, Crotar sì, sembra anche un po' da femmina. Sì, ma... però volevo farlo maschio, quindi. Ok. Faccio tutti i femmini per i miei personaggi. Fisico. No dai, non facciamo bestione, siamo dei pellegrini. Origini. Facciamolo bianco, vediamo un po'. Sembra un po' più così proprio. No, cadavere. No, sembra più da vampiro a Vampire Diaries. Però così sembra. Non mi piace. Così sembra scandinavo. Così è perfetto. Madonna, è perfetto. Così no. Meglio così, così sembra da gay, perché. Comunque, facciamolo rosso, non. Sì, facciamolo punk, facciamolo nero. No, schifo. Siamo scandinavi, quindi. Vabbè, sopracciglia, facciamolo gli occhi. Ah, oh, cattivissimo. Sopracciglia, no, con gli occhi, facciamolo blu S. No, celesti no. No, celesti è troppo brutto, troppo macabro. Facciamolo così, è bellissimo, madonna. La barba facciamola perché, sì dai, c'è sta la barba. Oh, scandinavo.
Svizzero? No, no, il grande cioccolato svedese. Ma come? La barba, sì, dai, bellissimo barba. Bellissima la barba. Poi, diciamo, barba dovrebbe essere più o meno il colore dei capelli. Aspetta. Colore capelli, come lo mettiamo molto figo. Va bene, noi ci facciamo la nostra storia, perché non mi va di... non mi interessa la storia del gioco. E facciamo che siamo dei tizi, che siamo degli... sì, vabbè, facciamo classe... facciamo discriminati. Siamo stati espurgati dall'isola e dalla nostra isola, Kvikinga, e ora siamo ritrovati in questa isola a vagare. Abbiamo scoperto che c'è una maledizione, visto che eravamo dei guerrieri, cerchiamo di risolvere la situazione. Allora, io qui vi consiglio di prenderlo perché c'è... cioè, effigie umana, che sarà molto essenziale nel gioco, perché sarà l'unica che vi porterà umana. Ok. Comunque, molti diranno, qual è il vantaggio della mia scelta? Il vantaggio della mia scelta è innanzitutto, risuscitare da zero. Cioè, cominciare per livello 1, primo. Secondo, avere tutte le caratteristiche in livello 1, in modo che io posso già gestirmi posso gestirmi tutte le caratteristiche. Però, svantaggi? Non ho nessun getto. Vediamo la torcia. La torcia penso... no, non posso disarmarla. Facciamo... no, non c'è ancora un cazzo. A che serve la torcia, allora? Boh. Ah, forse la doccia... ma non si tira leggermente freddo? Sì, è un po' nudo. Allora, io vi dico che nel gioco la nebbia indica sta per due cose. O che siamo entrati in una nuova zona che ci porterà avanti nella storia, o c'è una boss fighter. Ovviamente il boss fighter si accorge. Ce ne accorgiamo perché è molto evidente che il luogo è un po' strano. Ce ne accorgiamo. Allora, esamina, vediamo qua. Aggancia il bersaglio o non è bersaglio? Con bersaglio agganciato cambia bersaglio. Ok, tanto risolvi i comandi. Ok. Allora, tieni premuto più B scorri. Ora non c'è un cazzo. Scusate se ogni tanto... per dialogare uso qualche parolaccia, però è gergo. Lì non ci sono mai arrivato e non ho intenzione di andarci. Vediamo che c'è scritto. Alle spalle di un invio, proprio io. Colpo critico abbiamo fatto, Colpo? Critico. Ho capito, colpo pigro. Sì, pigro. Ah, oh, non mi va. Non mi vado a ammazzare, ammazzate da solo, squadra. Cioè, io sto portando l'ammazza. Abbiamo guardato. Pugnale. Nostra prima arma. L'arco. Non mi piace. Aia, corrotola, mortacci tua. Ah, più naturale di così non si poteva. Cambia arma equipaggiata. Ah, io non voglio i pugni. Tacco proprio alla gola, gli inficca, mica gli inficca sul corpo, no, in gola. No. Prendi sta pasticca. Allora, vediamo un po'. Balza indietro. Hai visto? Qui resta medicina. Beh, ragazzi, scommetto che Zerbo 21 vi dirà che sicuramente... Zerbo 20, Zerbo 21, come cazzo ti chiami? 21, è il mio collega, non credo che no. Vabbè, e volevo dire che tipo lui non fa video da un giorno, cioè esattamente da 2 anni. Sì. E quindi... è passato un po' di tempo, insomma. Perché... allora, uso oggetto. Così, perché stava tanto per giocare, quindi, ciao. Allora, chi... allora, utilizza l'oggetto, ma chi te sei in cura? Muovi visuale. Ah, non l'avevo fatto finora, no, non ci ho minimamente provato, sai. Lancio liscio. Che cazzo vuol dire? Sì, liscio, faccio liscio. Cioè, vedo portare una persona. Sì, vabbè, Matrix. Sono un vichingo, so.
è nudo poi, quindi vedi che poi ti il coltello perché è stato pure la medicina. Impugna arma con due mani. Ah, ma no, meglio una. Aspettate, pugnale, no, arma a una mano, arma a due mani. Ma l'arma cresce, diventa più grande. Ah, mega pugnaletto. Con due mani. E gli rompe il culo. Allora, salto in corsa. Vabbè. Che culo! Vabbè. No, no, ok. Allora, erba amapra, vabbè. Allora, vabbè. Corri. Con la nostra spadina, che la vediamo come se fosse... La impugniamo come se fosse un Excalibur. Ok, vediamo un po'. Vabbè. Esamina l'area circostante. Ah, no. Bene. Spaccatelo. Vabbè. Sì, vabbè. Ho capito che siamo vichinghi, però... Sì, vabbè. Da tralasciare che... Manco Zeus. No, quando lancia i cosi, quelle fottute armi, quelle fottute frecce sembra che... Scusa, ma non gli puoi prendere l'armatura? No. Sì, in parte palle. Aha. Hai visto come sta io di corsa? Vai. Guarda come mori. Dai. Oh no, io volevo che ti uccideva. Sei stanco? Ah, è vero, quella cosa là sei cura. Sì, però guarda quanto lentamente. Poi ti farò vedere perché fa schifo. Nel boss fighter non sapeva niente. Oh! Allora, un altro albero da sfondare. Sì, vabbè, tanto noi siamo Zeus. Sì, vabbè, ma con Zeus ce la fa. Ci appoggiamo direttamente. Con la forza che abbiamo dovremmo far... Col peso che abbiamo dovremmo far... Cioè, se sali sopra un albero... Cioè, se sali sopra al monte Zeus, ma cosa se esiste? Cioè, lo spezzi. Il monte Zeus... No, c'è un monte... Volete per la pesca? No. Bene. Vabbè, anche Dark Angel ha fatto così, quindi. Vabbè, dai, la prossima cosa tagliamo questa. Oh, siamo arrivati a Maiula. Allora, ragazzi, scusate, abbiamo tagliato un pezzo perché c'è stata un'interruzione per te. Oh! Succhiamolo. Allora, aspettiamo. Allora, aspettate. Ah, oddio, mi devo riposare per la maratona. Ho vinto il traguardo. Vabbè. Ah, ma prenditi la spada, no? Fuoco lontano. Che bel Mario. Pure io quando gioco questo gioco, pure io ho fatto l'espressione. Vado per ciao ragazzi. Ok, saluti così. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella raga, alla oddio, prossima. Oddio, sono anche di sotto. Oddio.